Amici e amiche, buonasera! Buona serata e vai! Questo nostro Milan vince 4-0 contro Venezia, ma poteva essere 5, 6, 7-0, e quel caldo, dai! Buona serata di questo sabato sera, eh, 14 settembre 2024. Che ore sono? 23, 19 in registro, un po' in ritardo, abbiamo dovuto fare altre cose. Io oggi ho avuto una giornata non intensa di più. Poi questo vento forte che c'era mi ha spaccato le labbra, mi ha tagliato in due pezzi. Allora, ragazzuole, ragazzuole belle, abbiamo goduto? Sì, stasera abbiamo goduto, però onestamente, adesso a parte tutto. Io sono contento del nostro Milan che ha vinto 4-0, un risultato tondo contro il Venezia. Però ve l'avevo già detto, ve l'avevo già detto. Non voglio smorzare l'entusiasmo e la felicità, però, ragazzi, contro il Venezia era. Scusate perché c'era la che mi sembra un po' storta. C'era il Venezia che era impossibile da, da non battere, dai, ragazzi, cioè, era impossibile non vincere, volevo dire. Cioè, dai, di che cosa stiamo parlando? Ragazzi, una neopromossa che ha delle grosse difficoltà Ve l'avevo già detto, Venezia ha difficoltà, dai Cioè, onestamente È stata una vittoria dovuta dalla nostra squadra Più forte nettamente del Venezia Basta, punta a capo Le vere difficoltà iniziano praticamente Dalla partita con Liverpool Poi con, con l'Inter e avanti sotto chi tocca, dai Cioè, Fonseca è salvo solo per stasera Per domani, per lunedì Ma poi dopo, questo è quanto Comunque, questa, come ho scritto nel titolo, eh, Milan-Venezia eh, 4-0, una boccata di ossigeno eh, per migliorare, possibilmente per migliorare. Allora, faccio un complimento alla curva, ai nostri tifosi che erano fuori da San Siro ad accogliere la squadra che è arrivata in pullman, in bus, per dargli una sferzata a questi che praticamente dormono. Dormivano tutti molto probabilmente a vedere la curva. Si sono un attimino rinfrescate le idee, hanno capito che dovevano andarsi da fare quant'altro. Queste cose servono. Perché i giocatori vengono stimolati. Se l'allenatore non stimola i giocatori, eh, questo è quanto. Ragazzi, la squadra secondo me c'è. Noi giocatori forti li abbiamo. Il problema è l'allenatore. L'allenatore è scarso, ragazzi. Cioè, punto a capo. Adesso questo qua, comunque stasera Fonseca con la sua giacchettina, l'ho visto molto, molto teso. Eh. Adesso io non so di quanti di voi l'hanno vista in tv. Se c'è qualcuno che mi vede allo stadio, che mi sta vedendo post-stadio, non può sapere questa cosa. Chi l'ha vista in tv... Ragazzi, chi l'ha vista in tv, l'ha vista su Sky, perché stasera la partita è su Sky, onestamente Fonseca era tirato, ragazzi, era tiratissimo. Questo qua sta, sta vivendo un periodo schifosissimo, cioè, ma si vedeva in faccia, lui è un signore, una persona educata, io l'ho sempre detto questo, altro profilo morale, però il, il signore è tiratissimo Paolo Fonseca, dai ragazzi, cioè, lo sa che è lui sulla graticola e ripeto non è questa partita che fa la stagione del Milan che fa il rinascita del Milan non fa niente questa partita sono tre punti grazie a Dio adesso siamo a quattro punti quando gli altri c'è da dire che la Juventus oggi è stata fermata eh, ragazzi eh, il, il Bologna si è fermato per cui hanno pareggiato sia il Bologna che la Juventus due squadre che comunque possono dire la loro eh, iniziano forse a venire fuori adesso nelle difficoltà anche per gli altri noi abbiamo iniziato il campionato in maniera dura, con un Torino in forma, con un Parma in forma e quant'altro, ragazzi, però il discorso è che comunque non fa testo questa partita. Poi, detto ciò, comunque io sono contento che abbiamo vinto 4-0, cioè ho goduto come una cavolo di bestia, hai capito? Una bestia immonda ho goduto, ecco, questa è la verità. E eh, ragazzi, cioè, io cosa ho visto questa partita? Allora ho visto praticamente una magnificazione dopo un minuto e 28 secondi di Teo Hernandez, una dimostrazione di forza che l'ha saccata dalla, dalla sinistra in una maniera incredibile. Il secondo gol che la Lega di Calcio ha, ci ha messo un'ora e mezza, cioè più di un'ora per dover dare il gol praticamente a eh, Fofana, perché lo voleva dare a Gabbia, poi Fofana, poi o oh, questi della Lega ci hanno messo più di un'ora, no. comunque hanno visto le registrazioni. Poi il bellissimo rigore trasformato da Pulisic, poi quello da, di Abram, però la partita poteva finire 5-0, 6-0 anche perché nel secondo tempo il Venezia è rimasto in 10, C'è cioè un fallaccio su Loftouchik che è una roba allucinante. Comunque ragazzi, per me l'uomo partita è stato Loftouchik, incredibile nel suo ruolo, è veramente forte, è un, è un ragazzone, un giocatore da 90, questo bisogna dirlo, grande acquisto. Poi gli altri hanno fatto tutto il loro dovere, Leao ha fatto il suo dovere, Teo Hernandez ha fatto il suo dovere, cioè ovviamente chi poi ha fatto gol, Fofana ha fatto veramente bene il suo dovere. Allora, lo ripeto, la squadra c'è, il problema è l'allenatore, ragazzi. Queste partite, ripeto, ripeto, scusate, a questo caso vi chiedo scusa, perché? si sì, è dovuto questo discorso qua, chiedo scusa, perché? È una mia idea che non vuole influenzare voi, non vi posso influenzare con questa mia idea, però io lo devo dire. Devo dire che da parte mia io sono contento per questo risultato tondo che per me poteva essere molto più ampio, visto che il Venezia sono rimasti in 10. Però non, mi, non faccio affidamento su questa partita. È una boccata d'ossigeno per migliorare, diciamo che dei giocatori come Ocafor, quelli che sono entrati praticamente dalla panchina. Morata potevano fare un po' meglio, però, sai, sapete, cioè. Sai anche, lo dico proprio anche a te che mi stai guardando, cioè coi seco in mano si va da nessuna parte, quelli del giorno dopo hanno sempre ragione, stop prendiamola così, adesso è importante affrontare bene il Liverpool che il Liverpool ha preso le mazzate, ha preso le legnate, questo cosa vuol dire? Non vuol dire niente anche questo come questa partita con col Venezia ci ha fatto guadagnare tre punti, vuol dire poco e nulla, non vuol dire poco e nulla anche la partita del Liverpool in Premier League che ha preso legnate. E sì ragazzi, perché il Liverpool ha preso legnate, però non vuol dire, vuol dire poco e nulla, perché questi magari arrivano in Champions contro di noi e si trasformano e ci rivoltano un calzino, questo è quanto. Poi una cosa che mi preoccupa è il derby contro l'Inter, perché questi, vi lascio già immaginare, questi come scenderanno in campo quelli dell'Inter. Eh. Ragazzi, il percorso secondo me inizia adesso, dalla Champions League in poi. Eh. Cioè, abbiamo avuto un inizio tragico, veramente vergognoso. Questo Venezia ci fa eh, tirare una boccata di ossigeno ma per il resto poi io sinceramente io questo Fonseca con che modulo allena cioè scusate fa giocare la squadra io non l'ho ancora capito tutti quanti i 4-3-3 ma io questo qui come fa giocare la squadra non ho ancora capito secondo me boh, secondo me non lo sa nemmeno lui io non l'ho capito se l'avete capito voi siete bravi eh? cioè io anzi mi affido a voi scrivetemi voi cosa avete capito di... cioè ma onestamente ma come dice Antonio Conte ma i moduli veramente sono importanti cioè non lo so io dai i giocatori possono cambiare di ruolo mentre giocano, eh? cioè le, le loro caratteristiche si possono adattare. I grandi allenatori moderni vincenti di oggi fanno così, non stanno a guardare il modulo 4 3 3 4, 2, 3 1 e tutte queste palle qua. Dai ragazzi, dai, su. Non sono, sono cazzate queste di appigliarsi al modulo, sono tutte cazzate. Vediamo adesso con Liverpool, ragazzi. Ripeto, Liverpool preso legnate in Premier League, ma vuol dire tutto e nulla. E poi c'è il derby, ragazzi, derby, Derby, derby è il derby, ragazzi. Cioè, derby. legnate, sono legnate. Che parto. Che poi non è detto, magari vinciamo noi, però, comunque di sicuro lì si vede la, il valore della squadra. Se qualcuno dei nostri giocatori guarda questo video, ragazzi, vi dovete dare da fare, lo dico ai nostri giocatori, vi dovete dar da fare. Con il Venezia avete tirato una grande boccata d'ossigeno, ma adesso vi dovete dar da fare contro l'Inter, eh ragazzi. Qui dovete sputare sangue. Eh? Questa è la verità. E contro il Liverpool anche. Insomma, Leao è uscito fuori dopo il 60esimo, 62esimo. Il Era un po' scocciato, carcollante, poi Fonseca l'ha abbracciato. Ma io non lo so, ma anche Leao non è che lo voglio criticare sempre, però anche questo atteggiamento sinceramente a volte non lo capisco, boh. anche quando ti tira fuori per riposarti, per giocare alla Champions, non so, boh. Però c'è da dire che Leao quando fa certi strappi, questo va anche detto, raddrizza le partite, insomma fa delle cose che... E frega, lo frega la costanza, dai, sono cose e discorsi che già sappiamo, però giusto per ricordarci un attimino, però per il resto insomma sono contento. Ripeto, potevamo finire 5 a 0, 6 a 0. Io avrei preferito un risultato tennistico 6 a 0. Proprio. Comunque, accontentiamoci. Niente, adesso per il video reaction, la prossimo video reaction, ci vediamo dopo la partita contro il Liverpool. Noi, invece, per le, eh, le notizie che riguardano il nostro Milan, ci vediamo lunedì sera come al solito. E di notizie ce ne sono sempre, anche perché qui la questione stadio sta diventando una specie di veramente terreno vera, che è un terreno vera noioso. Ha parlato prima del partito a Scaroni. Comunque, una cosa Scaroni l'ha detta. Eh, il Milan vuole andare a San Donato. Così ha detto Scaroni. Boh, Ragazzi, io vi auguro buona domenica. Forza Milan, sempre, comunque, ovunque. Noi ci vediamo lunedì sera. Ciao.